Il personaggio di Bandit Ken, che in originale dovrebbe essere Kate se non sbaglio, è molto interessante nell'anime di Yu-Gi-Oh! Non tanto per il suo spessore, che riconosco non essere poi così rilevante, ma piuttosto per ciò che simboleggia. Voglio dire, stiamo parlando di una di quelle opere che si pongono nel filone dei card games, i giochi di carte, e i giochi di carte sono molto particolari come background narrativi, perché tutto quanto ruota attorno a loro. Provate a pensare a Yu-Gi-Oh! Per un attimo. Qui fare il duellante è una vera e propria professione. Dietro a competizioni e dietro tornei circolano denaro e prestigio ed esistono vere e proprie aziende internazionali come la Industrial Illusion o la Kaiba Corporation specializzate nel mondo del Duel Monsters. Insomma, il gioco di carte si eleva a realtà effettiva che fa da fondale agli eventi della storia e alle vicissitudini dei personaggi. Ma la cosa più importante dei giochi di carte è la presenza di regole. Il gioco, qualunque esso sia, ha delle regole a cui bisogna sottostare, e qui spunta fuori il nostro Bandit Ken. Bandit Ken è il baro, il classico personaggio che non esita ad imbrogliare pur di vincere, filosofia completamente opposta non solo a quella del protagonista di turno, ma a quella di tutti gli altri personaggi, inclusi i rivali e i malvagi. Provate a pensarci, Pegasus, Marik, Raphael, Darts, nessuno di loro ha mai imbrogliato. Sì, è vero, Marik ha inserito un duplicato del drago alato di Ra nel deck di Odion, ma durante un duello né lui né Odion hanno mai violato il regolamento. Invece Bandit Ken sì. Eppure, tempo prima della saga del Regno dei Duellanti, lui era il campione degli Stati Uniti, colui che aveva vinto il campionato intercontinentale, quindi un duellante molto abile ed esperto, sempre che non barasse anche al tempo, ovviamente. È stata l'umiliazione inflitta da Pegasus a trasformarlo nel cinico imbroglione egoista che conosciamo noi, ma questa non può essere certo una giustificazione per poter violare il regolamento, anzi tutt'altro. Dal mio punto di vista è abbastanza palese il modo in cui Bandit Ken si è usato come esempio di comportamento scorretto in un'ottica di causa ed effetto. Se si bara, se si imbroglia, se si violano le regole, inevitabilmente si finirà per fare una brutta fine, proprio come lui, prima battuto da Pegasus, poi marionetta nelle mani di Marik e infine dimenticato da tutti quanti. La vittoria deve essere sempre guadagnata giocando lealmente, altrimenti non ha alcun valore. Sì, il concetto è forse la cosa più banale di questo mondo, me ne rendo conto, ma come tutte le cose banali è verissimo. Una vittoria guadagnata e meritata con le proprie forze ha un sapore molto diverso da una rubata con mille sotterfugi e il pensiero deve filtrare con ogni mezzo possibile. E credo che incarnarlo in un unico personaggio sia il metodo più adatto. Più il personaggio risulterà antipatico e ostile, più si proverà avversione e disgusto per i suoi metodi, e cioè inganni, imbrogli, furti, trucchetti e scorrettezze di ogni tipo. Paradossalmente, sotto questo punto di vista, possiamo definire Bandit Ken il vero antagonista dell'anime, non tanto in chiave di contrapposizione al protagonista, al buono del momento, piuttosto in contrapposizione al mondo di background, e cioè quel mondo basato sul gioco di carte, nel nostro caso il Duel Monsters. Bandit Ken vuole porsi al di sopra persino delle regole, e questo non può essere ammissibile in un mondo dove un gioco di carte ha quest'importanza quasi assoluta. Effettivamente riconosco che potrebbe sembrare un discorso molto buonista e perbenista, però dobbiamo tenere presente sempre il fattore pubblico giovane. Se da un lato una persona un po' più grandicella potrebbe reputare scontati questi concetti, non è detto che i ragazzini giovani facciano lo stesso. Da un punto di vista etico, non è assolutamente un male che a passare sia l'idea di denigrare l'imbroglio, anzi tutt'altro. E se riesce a passare in ambito giochi di carte, chissà che non riesca a passare anche in altri contesti ben più importanti nella vita reale. Insomma, morale della favola, chi bara e imbroglia verrà inevitabilmente punito in un modo o nell'altro, mentre chi si avvale delle sue sole forze forse riuscirà ad arrivare dove non avrebbe mai immaginato. Del resto, è un po' la filosofia alla base di tutto Yu-Gi-Oh!, non trovate? Credere in se stessi e nel cuore delle carte, che sa riconoscere un vero duellante da un semplice imbroglione da 4 soldi. Piccola curiosità, in Yu-Gi-Oh! 5DS c'è un easter egg che lo riguarda. Se si osserva la lista di duellanti contro cui Hunter Pace si è scontrato, infatti, si può notare che ha perso contro un solo duellante, e cioè Pirate Ken, parodia appunto di Bandit Ken. Chissà se imbrogliava anche allora.